Allora, le commissioni sono state tutte concluse, sconvocate, quindi compresa la 10a Commissione. Possiamo passare all'esame degli emendamenti che avevamo accantonato. Allora, il primo emendamento è l'1.960 Cominardi, che chiede di intervenire. Prego, onorevole Cominardi. Grazie Presidente. Con questo emendamento che in sostanza va a riprendere l'emendamento presentato in commissione e approvato dal PD qualche tempo fa, riguarda la clausola sociale per i lavoratori nel settore dei call center durante la fase appunto di cambio di appalto, quindi garantire la continuità lavorativa. Ecco, l'abbiamo ripresentato perché secondo noi questo emendamento e quel testo scritto in quel modo poteva essere, può essere sicuramente molto più incisivo ed è molto più vicino a quella che è la nostra visione. Io mi trovo in difficoltà in un certo senso perché l'emendamento Albanella presentato in questa sede qua in aula, che effettivamente modifica quella stessa parte, in realtà ha degli effetti positivi che sono il fatto che può dare diretta attuazione della clausola sociale, quindi della continuità lavorativa, perché è fuori delega. E quindi il tema è molto complesso perché il settore dei call center riguarda circa 80.000 operatori. Sappiamo che ci sono delle resistenze, sono state de delle resistenze perché ovviamente i poteri in gioco ce ne sono parecchi. Quindi già il fatto di ottenere la clausola sociale, anche attraverso contrattazione, è già un qualcosa di storico. Ovvio, noi non siamo molto per il compromesso, la mediazione. Quando abbiamo dei principi ben saldi rispetto a una visione che abbiamo ben chiara. Cioè il fatto che il sindacato deve fare il sindacato sì, però non deve giocare dei ruoli con delle lotte di potere, soprattutto se si parla, ovviamente se si parla di quelli maggiormente rappresentativi, tra virgolette. Però quello che mi preme dire in questo intervento, siccome comunque passi così il testo, cioè, venga approvato o meno questo emendamento, o venga approvato comunque l'emendamento successivo accantonato e sarà comunque un risultato storico importante, quello che mi preme è dire che veramente spero che al Senato questa parte non venga più toccata e modificata in alcun modo. Perché qua ci stanno veramente osservando, guardando, lavoratori che lavorano nel settore da parecchio tempo. Uno di quei settori più precari in assoluto, da sempre, uno di quei settori per i quali vige ancora il contratto progetto, rispetto a quanto poi diceva Renzi nell'elaborazione del Jobs Act. Quindi quello che spero io, ovviamente che venga votato questo emendamento, ma io so già che, non è, che in realtà non ci sono speranze, però che il testo, da quando uscirà da questa Camera, non venga più assolutamente modificato al Senato, non venga cambiato di una virgola, se non per ritornare al testo della Commissione come modificato precedentemente. Questo è quello che auspico. Grazie. Grazie, onorevole Cominardi. Ha chiesto di intervenire il deputato Rizzetto. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Prima una domanda, se posso, perché ho perso qualche passaggio. Quindi l'1.922 Albanella è stato accantonato, mi Sì, conferma? lo votiamo dopo di questo. Perfetto. Torniamo a quello Allora, dopo questo. Presidente, il primo è un dato politico, mi spiego. Mi pare che sia stato accantonato un emendamento in seno alla stessa maggioranza e quindi la collega Albanella va a proporre un emendamento, l'onorevole Realacci va di fatto ad accantonare questo emendamento. Mi scusi, onorevole Rizzetto, solo per cronaca,
È stata una richiesta, credo, del Movimento 5 Stelle prima della pausa della seduta di accantonare anche Che il collega Realacci ha evidentemente avallato in termini di richiesta, dicendo